Come posso io armonizzare questo, da una parte, desiderio di voler migliorare con il desiderio di accettare il mio corpo così com'è? E oggi parliamo proprio di questo, cioè del fatto che l'accettazione di sé e del proprio corpo sia un qualcosa che vada in contraddizione con il desiderio di miglioramento. Accettarsi come si è versus voler migliorare. Sembrano veramente due cose agli antipodi, ma io con questo video vorrei veramente chiarire una volta per tutte come mai non sono in contraddizione queste cose, ma che è necessario allargare un po' la prospettiva, perché il desiderio di miglioramento, di evoluzione è un qualcosa che mi caratterizza, per esempio, da sempre. Io da sempre ho questa tensione evolutiva, diciamo così, al miglioramento costante, che possiamo chiamarlo miglioramento, possiamo chiamarlo un risveglio in realtà di un qualcosa che già c'è e che è da riarmonizzare, chiamiamolo come vogliamo, però è diciamo questo miglioramento. Quindi parliamone bene, anche perché questi concetti creano confusione e conflitto interiore sulle scelte poi effettivamente da prendere. La primissima cosa da fare, lo dico sempre, ma lo ribadisco, è che quando c'è un'emozione, una sensazione che sia di fastidio, non giudichiamola, ok? Anche se pensiamo che vorremmo sperimentare qualcosa di diverso, quello che c'è in quel determinato momento è quello che è. Va bene così, siamo già in viaggio perché il cambiamento è un qualcosa che richiede tempo, c'è bisogno di tempo per cambiare le proprie emozioni e il proprio stato interiore. E non è certamente dicendosi che quella cosa non ci dovrebbe essere perché sono in un percorso di accettazione del mio corpo, di alimentazione intuitiva, che allora non devo avere più pensieri negativi e depotenzianti. No, quei pensieri e quelle emozioni difficili. È normale che ci siano, vanno accolte così come sono, come voce di delle parti dentro di noi che hanno bisogno di essere nutrite, ascoltate, coccolate e con le quali c'è bisogno di dialogare. Quindi è totalmente normale che a volte arrivino questi conflitti. Per prima cosa bisogna metterci d'accordo sui termini che stiamo utilizzando, quindi che cosa significa accettazione di sé e cosa significa miglioramento personale. Accettazione di sé è un qualcosa che riguarda il riconoscere e accogliere il proprio corpo e anche tutto il resto, però lo specifichiamo nel corpo adesso, così com'è, con le sue caratteristiche, anche se alcune di queste noi le vediamo come dei difetti o delle imperfezioni. Proviamo proprio a sostituire questo difetto, questo termine difetto o imperfezione con caratteristica. Quindi significa proprio vederle e accoglierle, riconoscere che ci sono. E cercare di sospendere il giudizio su questa cosa. Il passo successivo poi è quello di ringraziare tutte queste parti, quindi un senso di gratitudine perché tutte quelle parti del corpo, del nostro corpo, in qualche modo definiscono, ci aiutano a definire la nostra esperienza nel mondo, ci aiutano a vivere nel mondo, è per mezzo di questo corpo che noi facciamo delle esperienze, quindi riconoscimento, accoglienza, gratitudine, l'ultimo passo. Ma già i primi due fanno parte, a mio modo di vedere, di un grande processo di accettazione molto importante, accettazione senza già giudizio. Questa cosa comunque vale, l'abbiamo detto nel corpo, ma vale anche per qualunque altra parte di noi, perché vale anche per il nostro carattere, per il nostro tipo di personalità, per i nostri atteggiamenti, per tante altre cose. Quindi accettazione è un po' questo. Cos'è invece il miglioramento personale? Il volersi migliorare, quindi il miglioramento personale, è un desiderio di crescere e di raggiungere il proprio pieno potenziale. Il proprio pieno potenziale umano in tutte le aree della nostra vita, inclusa la salute e il benessere.
Questo non implica necessariamente e automaticamente un cambiamento estetico, ma piuttosto la ricerca di una versione più autentica e felice di se stesse. Quali sono le differenze fra queste due cose e il legame che c'è tra di loro, quindi tra l'accettazione del proprio corpo e il volersi migliorare? C'è il fatto che l'accettazione di sé è il punto di partenza, la base per un miglioramento. Non è possibile crescere se non si ha una base solida di accettazione, accoglienza, non giudizio, gentilezza verso noi stesse, verso tutte le nostre parti. Il miglioramento di se stesse non è in contraddizione con l'accettazione di sé, perché si tratta di un percorso, un processo di evoluzione che avviene a partire dalla propria base di partenza, senza forzature e senza paragoni con modelli irrealistici o estremamente veramente lontani dal nostro modo di essere. L'obiettivo del miglioramento non è la perfezione, ma la ricerca di un equilibrio tra salute, benessere e gioia di vivere e libertà di essere se stesse. Quello che dobbiamo fare qua è cambiare, ampliare il significato che diamo a questo volersi migliorare. È fondamentale che quando parliamo di miglioramento e di volerci migliorare, noi espandiamo il significato che gli diamo non solo a qualcosa che riguarda il fisico e il benessere fisico, ma anche ad aspetti mentali, emotivi e anche spirituali. Perché questo noi siamo, non siamo solo corpo, siamo tanto, tanto di più. Volersi migliorare significa anche concentrarsi sul rafforzare la propria autostima, il proprio senso di autoefficacia, la propria resilienza e la consapevolezza di sé, delle proprie risorse, delle proprie potenzialità, dei propri doni e talenti. E nel caso di quello che riguarda la relazione con il cibo e con il corpo, è proprio sviluppare una relazione con il cibo basata sull'ascolto dei bisogni del proprio corpo e dei propri altri valori, perché si può avere ovviamente una scelta valoriale che non è direttamente associata all'ascolto del corpo, magari è di un valore di etica, per esempio. Posso scegliere consapevolmente di non mangiare carne e pesce, anche se il mio corpo me lo chiede, perché ho un valore etico che ha la priorità, per esempio. Migliorare non significa necessariamente dimagrire, questo è un link, un collegamento che ci viene automatico fare, ma noi pensiamo che dimagrire, avere un corpo più magro, sia necessariamente un sinonimo di miglioramento, quando non è necessariamente così. Migliorare potrebbe significare imparare a gestire lo stress in modo sano o ridurre il più possibile delle fonti di stress, aumentare la propria energia e vitalità o avere più strumenti per cavalcare le nostre emozioni. Perché accettarsi non è darsi per vinte? Non lo è perché accettarsi è, come avrai già potuto intuire da tutto quello che ho detto fino ad ora, un atto di coraggio e di forza che permette di affrontare la realtà con serenità e trovando la motivazione per il cambiamento che vuoi fare, il cambiamento profondo. Più che arrendersi, mi piace più dire abbandonarsi al proprio corpo come non una sconfitta, ma come un atto di totale rispetto e fiducia verso la propria natura. Perdere peso, voler perdere peso a tutti i costi, invece, può essere profondamente contro natura, contro la tua natura e portarti a frustrazione, sofferenze e anche a problematiche psicologiche e fisiche. Quindi qualche spunto pratico quale può essere? Già il cambiare visione su questa cosa può essere stato un aiuto per te per vedere queste cose in un modo diverso. Sicuramente per favorire l'accettazione del proprio corpo può aiutare tantissimo gli esercizi di embodiment, quindi di contatto e incarnazione, proprio cioè stare nel proprio corpo, sentirlo. Delle pratiche di yoga possono aiutare, ma qualunque attività in realtà può aiutare se viene fatta in modo guidato all'ascolto di ciò che si sta sentendo. Aiuta tanto sicuramente il
il cambiare un po' i metri di paragone che si hanno con gli altri, perché quando si inizia a vedere la diversità dei corpi e l'unicità di ogni corpo, ci si allena a guardare veramente a guardarci gli uni con gli altri con occhi diversi, non giudicanti, ma a esplorare con curiosità come siamo, questo è potentissimo, è meraviglioso. Io per esempio, da amante dei gatti, da quando ho un gatto, vedo che i gatti sono tutti diversi, cioè non c'è il gatto, ogni gatto ha un carattere, un tipo di pelo, degli occhi, il musino, ognuno è diverso e io amo ogni gatto, anche quelli disabili, anche quelli che sono con le zampe più corte, quelli che hanno le zampe più lunghe, quelli che sono un po' più grossi, un po' più piccoli. Amo tutti questi gatti perché sono nella loro diversità e unicità di ciascuno. Per ciò che riguarda il miglioramento, provo proprio ad ampliare il concetto di miglioramento, quindi provando a chiederti nei vari ambiti della tua vita dove vorresti fare un passo in più, dove vorresti sviluppare una competenza in più, imparare qualcosa di nuovo, studiare una disciplina oppure dedicarti a un hobby particolare, sviluppare nuove competenze oppure frequentare dei circoli, delle associazioni, incontrare persone, circondarsi di persone che nutrano questo desiderio comune di crescita. Questo è estremamente potente, estremamente di nutrimento. Quindi, per concludere, accettazione di sé e volersi migliorare sono due aspetti complementari, non in contraddizione, del nostro percorso di vita. Di una vita che abbia senso e significato. Abbracciando la tua unicità e i tuoi bisogni, è possibile per te raggiungere un sano, veramente sano equilibrio tra benessere di mente e corpo e gioia di vivere. Fammi sapere che cosa ne pensi, che cosa significa per te accettazione del proprio corpo e volersi migliorare. Dimmelo in un commento qui sotto.